Edward Jenner è stato un medico e scienziato britannico, noto soprattutto per aver sviluppato il primo vaccino contro il vaiolo. Edward Jenner nacque il 17 maggio 1749 a Berkeley, un piccolo villaggio nel Gloucestershire, in Inghilterra. Era l'ottavo di 9 figli del reverendo Stephen Jenner e di sua moglie Sara. Fin da giovane, Jenner mostrò interesse per la natura e la scienza. A 14 anni, iniziò un apprendistato di 7 anni con il chirurgo Daniel Ludlow a Chipping Sodbury, dove acquisì conoscenze pratiche di medicina. Nel 1770, Jenner si trasferì a Londra per studiare sotto John Hunter, uno dei più eminenti chirurghi e anatomisti dell'epoca. Hunter divenne un mentore per Jenner, incoraggiandolo a continuare le sue ricerche scientifiche. Dopo alcuni anni, Jenner tornò a Berkeley per esercitare la medicina. Nel XVIII secolo, il vaiolo era una delle malattie più devastanti al mondo. Jenner notò che le mungitrici che contraevano il vaiolo bovino, una malattia simile al vaiolo umano ma meno grave, sembravano essere immuni al vaiolo. Nel 1796, Jenner condusse il suo esperimento più famoso. Prese del pus da una pustola di vaiolo bovino sulla mano di una mungitrice, Sara Nelmes, e lo inoculò nel braccio di un ragazzo di 8 anni, James Phipps. Phipps sviluppò sintomi lievi, ma si riprese rapidamente. 2 mesi dopo, Jenner espose Phipps al vaiolo umano, ma il ragazzo non contrasse la malattia. Questo esperimento dimostrò l'efficacia del vaccino. Jenner pubblicò i suoi risultati nel 1798 nel libro La ricerca sulle cause e gli effetti del vaiolo vaccino. Nonostante iniziali resistenze e critiche, le sue scoperte furono gradualmente accettate e il vaccino contro il vaiolo divenne ampiamente utilizzato. Jenner ricevette numerosi riconoscimenti per il suo lavoro. Fu nominato membro della Royal Society, un riconoscimento raro per un medico. Nonostante il suo successo, Jenner rimase umile e continuò a praticare la medicina a Berkeley. Nel 1788, Jenner sposò Catherine Kingscote, con cui ebbe 3 figli. La famiglia visse una vita tranquilla a Berkeley. Morì il 26 gennaio 1823, all'età di 73 anni, a causa di un ictus. Fu sepolto nella chiesa parrocchiale di Berkeley. La scoperta del vaccino contro il vaiolo rappresentò una svolta fondamentale nella storia della medicina. Jenner è considerato il padre dell'immunologia e il suo lavoro ha gettato le basi per lo sviluppo di altri vaccini. Il vaccino contro il vaiolo di Jenner portò alla graduale diminuzione dei casi di vaiolo in tutto il mondo. Nel 1980, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò il vaiolo eradicato. Grazie alla sua scoperta, Jenner ha salvato milioni di vite e giustamente può essere riconosciuto uno dei grandi della storia umana.